particolare, è la 15ª edizione. Io sono felicissima di essere qui insieme a tutti voi e quindi vi ringrazio veramente tanto di essere così numerosi e così felici. Vi vedo tutti sorridenti e siete sorridenti quanto lo sono io in questo momento. È doveroso ringraziare tutte le autorità presenti, i miei docenti che vedo presenti, i docenti ospiti. In particolare però vorrei rivolgere un pensiero speciale a tutti gli studenti che stanno per intraprendere queste giornate fatte di studio, di sfide personali e gratificazioni, con il desiderio di imparare e di guardare sempre più in alto. Io sono un'entusiasta e per questo per me è una meraviglia, perché è un'occasione che esula totalmente dalla didattica accademica, perché è una verticalizzazione e per la crescita umana. Vivere una full immersion di questo tipo a fianco con eccellenti musicisti sicuramente sarà un'esperienza che ci porteremo tutti, me compresa, dentro. Vorrei fare una considerazione molto prima di questo momento. I nostri studenti sardi hanno fatto delle selezioni, a queste selezioni hanno partecipato in tanti. Queste selezioni vertevano a dare la borsa di studio, 30 borse di studio, purtroppo non è stato possibile darle a tutti, però vorrei rimarcare veramente la volontà da parte dell'istituzione, e di questo ringrazio il direttore artistico dell'Accademia, che ha capito i motivi reali che ci spingono a fare questa scelta. Cioè noi, oltre che dare possibilità, stiamo insegnando a livello umano quanto possa essere difficile fare la musica, perché un conto è stare dentro una classe, un conto è avere a che fare con musicisti di chiara fama. I nostri studenti sono risultati idonei e veramente io sono orgogliosa, sono 30. Devo dire che per loro sarà una bellissima esperienza. Sarà ancora più rafforzata questa esperienza perché per noi in Sardegna è estremamente difficile incontrare e avere la possibilità del perfezionamento. Il perfezionamento cosa vuol dire? Il perfezionamento significa avere a che fare con delle persone di chiara fama, persone che hanno una carriera internazionale. Hanno potuto comunque fare questo tipo di percorso perché l'Accademia di Francia glielo consente, e glielo consente il conservatorio, ma il conservatorio glielo consente perché l'accademico, e quindi parlo delle lezioni che si svolgono in conservatorio, sono eccellenti, diversamente questo non sarebbe potuto accadere. Vi invito tutti quanti al concerto finale che si terrà nel piazzale interno del nostro istituto, piazzale che è antistante al Parco della Musica, quindi parleremo internazionale. Questo evento è stato voluto tantissimo da me, dal mio presidente. Perché? Perché si crea una sinergia. Finalmente risuoneranno le note del conservatorio, ma queste note saranno internazionali e saranno dentro al Parco della Musica. Loro, come amministratore di questa città, sono molto orgogliosa che vengano organizzate delle manifestazioni di questo tipo, di questo livello, che consentono alla città e ai nostri giovani musicisti di potersi confrontare con docenti di rilievo internazionale e anche con altri studenti. Noi, come dimostrano anche le collaborazioni che abbiamo attivato col conservatorio, stiamo cercando di investire molto sulla formazione musicale dei giovani, a partire dalle scuole primarie,
per poi anche passare attraverso le nostre istituzioni, la Scuola Civica di Musica, e la collaborazione con le altre istituzioni è fondamentale. Quindi ringrazio la direttrice e il presidente per questo lavoro che stiamo portando avanti insieme, che credo che porti grande arricchimento alla città, ma ringrazio soprattutto i fratelli Marcia per questa grande lavoro che portano avanti da 15 anni in collaborazione sempre con le istituzioni, che consentono appunto a Cagliari di avere una visibilità a livello internazionale, perché tanti di voi magari non sarebbero mai venuti qua, invece hanno l'opportunità di stare per una settimana a Cagliari e arricchirsi in questo grande percorso musicale. Quindi auguro un buon lavoro a tutti voi. Grazie. Credo che da un punto di vista istituzionale occasioni come la collaborazione con l'Accademia Internazionale di Musica di Cagliari siano indispensabili, perché rappresentano un'occasione di fare rete sul territorio e rete internazionale. Credo che la cooperazione sia l'unica maniera con la quale si possa pensare al futuro. E credo che queste occasioni di confronto e di studio di caratura internazionale siano il pane per i giovani artisti del futuro, e credo che avere sul nostro territorio una presenza così importante come l'Accademia, che oggi festeggia il suo 15° anno di attività, sia un'occasione per i nostri giovani artisti di collaborazione internazionale e di crescita reale, perché per un artista le frontiere sono sempre una violenza. Allora, l'Accademia per il suo 15° anno si conferma capitale della pedagogia internazionale, e questo è veramente molto importante, perché vediamo che dei grandi maestri che provengono dalle grandi scuole internazionali vengono qui da noi a casa nostra per poterci aiutare, per aiutare i nostri giovani a potersi confrontare con i grandi giovani che frequentano i concorsi internazionali. E quindi parlo naturalmente di professori che insegnano al Mozarteum di Salisburgo, al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi, alla Der Kunst di Berlino, al Royal College di Londra. E questo è veramente molto bello. Vedere tutto questo a Cagliari per noi è veramente un grande onore. Io vorrei dire una cosa molto importante. Per me è fondamentale soprattutto far capire alle istituzioni, alla stampa, quanto è veramente difficile il percorso di un giovane musicista, e soprattutto il percorso di un giovane musicista sardo. Perché anch'io tempo fa ho dovuto fare dei grandi sacrifici, ho dovuto abbandonare la mia famiglia, e sappiamo quanto è difficile fare questo, e soprattutto oggi. Quindi significa andare ad affrontare realtà molto diverse da quelle che si conoscono, avere tante difficoltà, provare solitudine, quindi per questi giovani è veramente difficile, quindi è molto importante aiutarli. E il fatto che anche quest'anno siano state date delle borse di studio per aiutare questi ragazzi è di fondamentale importanza. Tra l'altro io quest'anno sto facendo anche un'altra cosa a cui tengo veramente tanto. Quest'anno per il mio concerto al Teatro Lirico darò anche l'opportunità a due miei giovani allievi chitarristi, uno di Baratti di San Pietro, uno di Capoterra, Raffaele Puzzulli e Luca Micheletto, di potersi esibire con me. Perché credo molto che sia importante motivare questi ragazzi e farli sognare e potergli far capire che un giorno potrebbero essere veramente dei grandi concertisti. Questo è veramente un segnale molto importante. E quest'anno l'Accademia, che io ho creato con mio fratello Gianluca, che ringrazio tanto per questi 15 anni di grandi sacrifici, l'Accademia quest'anno darà ancora più spazio ai giovani, perché ci saranno diversi momenti legati ai giovani, i concerti, naturalmente i concerti qua in conservatorio, che sono molto importanti, la festa finale che faremo nel Parco della Musica, nello spazio esterno qui in conservatorio, questo è molto importante, e gli incontri musicali che faremo anche al T-Hotel. Volevo veramente ringraziare i grandi maestri che ci onorano della loro presenza e i giovani virtuosi che altrettanto ci onorano della loro presenza. Grazie di essere qua. Il conservatorio, questa magnifica struttura che dà questa possibilità così importante, il Teatro Lirico di Cagliari, dove ci saranno i concerti dei magnifici docenti.
la Regione Sardegna, ma soprattutto la città di Cagliari, qua rappresentata da Francesca Ghirra, Presidente della Commissione Cultura della città di Cagliari. Perché? Perché qua c'è un segnale importante su un investimento sulla cultura. La città di Cagliari crede nella cultura, investe sulla cultura, sa benissimo quanto la cultura può dare al territorio e quanto sia importante valorizzare i nostri giovani. Quindi grazie infinite a tutti voi e non mi resta che dichiarare aperta la 15ª edizione dell'Accademia Internazionale di Musica di Cagliari, però prima...